Radio California presenta Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Il gatto e la volpe. Se ci ascolti per un momento capirai. In diretta Marco Tontodonati e Luca Teseo. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Ti puoi fidare di noi? Ah, ma... ma io ero distratto, scusate, anche gli amici del web, stavo aspettando. Cioè... No, perché noi quando parliamo non è che non sono aperti i microfoni, perché ci sentiamo nel preascolto. Certo. Ciao Luca, come stai? Ciao caro. Quindi non ho neppure canticchiato popolo. Meno male, come faccio sempre. Come meno male? Guarda che io sono intonato. Che cosa c'hai da dire sulla mia voce o sul mio modo di cantare? Niente Marco. Ma che mi stai a guardare? No. Ti ricordi da ragazzi, no? Andavi sul pullman. Gitta weird. Bravo. Beh, però no, tu mi stai a guardare. No, però c'è dialetto, anche un'altra parola. No, tu mi stai a guardare. Ma no, io veramente. No, tu mi stai a guardare. Questo era il modo per iniziare a fare a botte tranquillamente. Gitta weird con un'altra cosa davanti. Bravo. Che non diciamo. Bravo. Però noi abbiamo utilizzato lo slang pescarese per intitolare questa puntata, come leggete nella grafica di YouTube. Certo. Nimbucumbra magari. Comunque Bucumbra, perché abbiamo anche lo stacco, parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi, tanta voglia di ricominciare abusiva. Tutto abusivo. Ambulanti abusivi. Allora ne parliamo, caro gatto. No, oggi sono la volpe. Ah, sei la volpe oggi, cara volpe. Oggi ne parliamo con l'assessore al commercio del comune di Pescara, Giacomo Cuzzi. Salve. Ciao, buonasera. Buonasera. Come diciamo a tutti quelli che conosciamo, ci diamo del tu senza fare finte interviste con lei vari. No, possiamo darti del tu. Certo. Ma Luca, tu devi, Luca devi sempre chiedere, non è che ti prendi il tu così di tua iniziativa. Così. Adesso Giacomo è giovane e è anche simpatico. Sì. Quindi sì, ci sei Giacomo. Ci sei Giacomo? Ci sono. Perfetto, perché non sentivamo. Stiamo persi. Che cosa ordinanza? Che succede? Che ordinanza è questa? Allora ce la spieghi un attimino meglio questa ordinanza sugli ambulanti abusivi di Pescara. Ma noi abbiamo cercato di riordinare quello che è il commercio itinerante su Corso Vittorio Emanuele, Piazza Salotto e in generale sulle aree di pregio. Per questo abbiamo fatto da prima a luglio, appena insediati, una delibera che andava a revocare dei posti che non sono dei posti assegnati secondo il piano di assegnazione dei posteggi, ma che erano dei posti per gli itineranti che erano stati poi fatti divenire definitivi attraverso una delibera. E poi adesso abbiamo fatto un'ordinanza per vietare il commercio itinerante sia per quanto riguarda l'aspetto commerciale sia per quanto riguarda. Aspetta, mettiti in un punto sì, dove Giacomo, becca. Prova a spostarti un attimo. Siamo in diretta, quindi sì. Sistemiamo il perfetto. Sì, adesso c'è un segnale abusivo. Mi sentite? Sì, bene, adesso bene, sì, perfetto. Bene, vai. Dicevo, abbiamo provveduto dopo la delibera che andava a revocare due posteggi su corso che erano regolamentati dal piano dei posteggi, abbiamo provveduto a fare un'ordinanza sindacale che vieta il commercio itinerante sulle aree di pregio, sia per quanto riguarda l'aspetto merceologico, i famosi venditori di cover, sia per quanto riguarda i generi alimentari. Questo perché io credo che in questo momento particolare di crisi per le attività commerciali che soffrono per tutta una serie di motivi, il più importante è quello del caro affitti, io credo che dobbiamo tutelare ancora di più queste attività e dobbiamo far sì che il centro cittadino non solo torni ad essere il salotto della nostra città, il punto di massima accoglienza. Sì, no, noi rimaniamo un po' perpressi, vogliamo identificare la cosa così ideologicamente, perché è un periodo, parto da livello nazionale fino ad arrivare al locale. Hai ragione. Perché Luca, non ci stiamo capendo più niente, cioè Berlusconi invita Vladimir Luxuria e la Pascale va al Gay Village. Un triangolo particolare. Oggi addirittura anche Alfano ha fatto delle aperture pazzesche, per non parlare, non mi permetto di giudicare, di Papa Francesco che rispetto alla grande, ma anche lì sta succedendo di tutto.
Mentre alcune aree di quelli che una volta erano chiamati progressisti invece hanno delle remore, cioè ci sono delle cose di destra che sta facendo, storicamente di destra, che sta facendo la sinistra, e la sinistra storicamente sta facendo le cose di destra. Cioè, per esempio, questa cosa potrebbe sembrare non un è molto di sinistra. Non è molto, di non è molto di sinistra, cioè, nel senso, fammi fare la Volpe o l'avvocato del diavolo. L'avesse fatto il centrodestra, sì, sì, l'avesse fatto il centrodestra, voi avreste fatto le barricate, i razzisti, immagino, il Ku Klux Klan. Immagino l'amico Maurizio Acerbo e si incatenava sotto a Berardo. Sì, so. sì. Che succede, Giacomo? Spiegaci. Ma io credo che quando si diventa poi amministratore, quando si amministra una città come Pescara, poi le ideologie di fondo impattano con quello che è la realtà e con quelli che sono i conti da fare tutti i giorni. Oggi viviamo un momento particolare di crisi. Io credo che il commercio è un settore su cui la nostra città ha guardato con speranza al futuro e deve guardare ancora di più con speranza al futuro, perché ha inciso sulla vita quotidiana di molti commercianti che hanno investito nella città. Oggi, col periodo di grave congiuntura economica, noi dobbiamo tutelare quelle che sono le forme di commercio fisso, ed è chiaro che queste forme di ambulanti itineranti, che poi sono i famosi venditori di cover, generano una serie di problematiche su tutti, anche l'accoglienza sul centro cittadino. Pensiamo bene che il nostro centro, Corso Umberto, Piazza Talotto, dovrebbero essere le vie dello shopping d'eccellenza, e oggi, con tutte queste, diciamo così, occupazioni esasperate, vivono un momento di difficoltà. Al volo, scusa se ti interrompo, perché noi abbiamo ovviamente solo 15 minuti, sì. Poi do la parola a Marco. Sì. Il che vuol dire che l'anno prossimo, il mio non vuole essere un intervento razzista, per amore di Dio, perché chi mi conosce sa che non lo sono affatto. Però farete dei controlli l'anno prossimo anche sul mare, perché se provi a prendere un attimo il sole, sì, sdraiato, è la fine, cioè non vivi più, cioè è una cosa incredibile. Io, appena insediato, dopo una riunione tecnica, ho detto che il commercio, le forme itineranti di commercio sul mare andavano regolamentate. Per questo ho creduto che era la migliore strada quella di fare un bando per individuare delle varie figure con dei vari settori, sia alimentari che merceologici, che potessero operare in quel settore regolamentate attraverso un bando, appunto perché poi quelli regolarizzati diventano le prime sentinelle contro gli abusivi, perché questa forma di abusivismo, diciamo così, in questo periodo è ancora meno tollerata che nei periodi, diciamo, di prosperità economica. Certo. E quindi lo abbiamo fatto, non abbiamo avuto, come dici tu, dei riscontri molto positivi, perché poi c'è questa forma di presenza che non è regolamentata, e su questo abbiamo fatto anche un tavolo dopo la direttiva del ministro Alfano di sicurezza alla prefettura, e sono scattati una serie di controlli anche sulla spiaggia. È ovvio che regolamentare la spiaggia è una forma molto più difficile che regolamentare la città, certo. È molto più complicato. Assessore, però io credo che un'amministrazione, al di là della destra e della sinistra, debba avere attenzione per quelli che sono irregolari. Cioè, oggi l'abusivismo, certo, è un cazzotto negli occhi di chi paga regolarmente le tasse e con molte difficoltà arriva a fine mese. Comunque, assessore, sì, dove li sistemiamo questi ambulanti, i non abusivi? Dove li mettiamo? No, perché no, il problema rimane, non possiamo mica cacciarli. Sono regolamentati. Gli abusivi e gli itineranti per il momento dovranno stare fuori dalle aree di pregio. Io credo che arriveremo a trovare una soluzione. È ovvio che questa esasperazione, in maggioranza di questi venditori dei cover, oggi non fa bene alla nostra città e non generano un valore economico aggiunto. Dovremo anche regolamentare quello che è il mercatino etnico, che oggi non è istituzionalizzato e che anche quello crea una serie di problemi, anche perché diventa una, diciamo così, una forma impari al rispetto di quegli ambulanti che frequentano i mercati rionali e che poi sono in regola con quelli che sono i pagamenti e l'adempienza a livello comunale. Sì, perché questo è un problema annoso, perché poi non vorrei usare una parola forte dicendo che lì c'è un'isola di illegalità, perché la parola è troppo forte. È un problema, però
è una parola giusta. No, è giusta. È un problema molto serio, perché nella nostra città la tolleranza non può significare zone franche, non può significare illegalità, non può significare contraffazione. E ti ripeto, in questo periodo di crisi economica esasperata, le amministrazioni possono poco, ma devono far rispettare le regole e soprattutto devono tutelare quelli che sono in regola e che pagano le tasse e che difficilmente arrivano alla seconda settimana. Ragazzi, no, perché poi quando dici così, Marco, ti dicono allora sei razzista. No, però, ma io infatti stavo io però vi dico anche un'altra cosa, scusate. Io non sono razzista, sono molto tollerante, ma credo che il rispetto delle regole sia la base di qualsiasi democrazia. Allora, assessore, però rimane un problema importante, no? Adesso questi ragazzi che saranno anche abusivi. Ok, però fanno tutto sommato un lavoro, diciamo lavoro onesto. Io la mia paura, tra virgolette, la mia paura è quella che poi questi ragazzi. Però, tra virgolette, è importante. Lo so, ma questi. Oggi onesto, non pagare le tasse non significa onesto. Adesso dico una parola forte: meglio non pagare le tasse che andare poi veramente a rubare. Ma rubano uguale. Fare scippi. Questa volta non sono d'accordo io con te. Ma questi devono anche vivere. Cioè, il problema è a monte. Perché il commerciante sono 40 anni che sta lì, pure lui deve vivere, Marco. Sì, perciò il problema è più grande, assessore. Cioè, non dovrebbero arrivare. Qui forse faccio un discorso razzista, cioè, ma io torno all'idea che dovrebbero venire a lavorare in Italia, a Pescara, solo quelli che vengono con un lavoro sicuro, cioè arrivano qua e già sanno dove andare a lavorare. Per il resto, purtroppo, secondo me davvero non dovrebbe entrare nessuno. Però poi credo, no? Forse Cuzzi sicuramente sarà d'accordo con me, è che poi l'amministratore comunale, l'amministratore locale di un ente locale si trova davanti alla difficoltà di doverli per forza sistemare in qualche modo, no? È vero. Ma adesso... quello che tocchi tu è un problema più ampio di respiro nazionale. E sicuramente noi siamo una nazione accogliente, ma poi queste cose vanno regolamentate. Troppo, è vero, come dice Luca, che un amministratore la mattina arriva in ufficio e si trova alla torre delle emergenze, e tra le emergenze c'è questa dell'abusivismo, che poi è divenuta la ribalta anche nazionale con il servizio di Striscia la Notizia. Io credo che, e sono convinto di quello che dico, al di là dell'appartenenza politica, che un assessore al commercio deve tutelare coloro i quali sono in regola, coloro i quali hanno investito, hanno delle idee per la nostra città. Sicuramente vanno trovate forme di accoglienza e di coesione sociale, però che non può essere diciamo così portata al di là di quelle che sono le regole e le normative vigenti. Non si può tollerare l'abusivismo, non si può tollerare la contraffazione, non si può tollerare che davanti a un'attività magari anche di telefonia che vende le cover ci sia il venditore delle cover abusive. Questo non può essere tollerabile in un paese civile, e noi dobbiamo far sì che in questo tempo di forte crisi, lo ripeto perché il commercio ha caratterizzato in positivo la nostra città, oggi noi dobbiamo tutelare quelli che sono i commercianti storici che sono in regola, e dobbiamo dare anche dei messaggi positivi che passano da queste cose. Allora, assessore, perché non tutela anche quel gruppo di negozianti che vuole l'isola pedonale a Corso Vittorio? Ce ne sono tante. Io gliela volevo mettere così perché tu volevi. Noi siamo cattivi. Facendo un preambolo simpatico, che noi poi cerchiamo di scherzare anche su argomenti seri, perché ieri abbiamo ascoltato Carlo Masci che ci ha detto: dal 96 ho fatto Pescara Vecchia, poi ho iniziato piano piano a creare questo centro commerciale naturale e porca miseria ci sono quasi riuscito. Adesso con il Corso Vittorio è arrivato il centro-sinistra ed è tutto da rifare. Povero Masci, che gli volete fare? No. Cerco di scherzare, di metterla sullo scherzo. Carlo Masci è un amico, però sì. Il centro commerciale naturale non è stato creato. Io credo che in questi anni dovrò riuscirci e sto lavorando per riuscire a creare quello che è il centro commerciale naturale, che poi si andrà a opporre in maniera, diciamo, non antagonista, ma in maniera propositiva a quelli che sono i centri commerciali che sono intorno alla cinta della nostra città, anche diciamo che creano e generano problemi a quello che è il commercio nella nostra città. E sulla situazione di Corso Vittorio Emanuele io posso dirvi che in un minuto il concetto dello spostamento delle automobili è un concetto del Novecento. Noi siamo un'amministrazione di centrosinistra e siamo sicuramente legati alle pedonalizzazioni. È ovvio che va fatto coincidere
con l'interesse generale della città, che vede in quella via un'arteria principale, e io credo che possiamo trovare una soluzione che durante la settimana favorisce il traffico e l'alleggerimento di alcune vie che oggi vivono una situazione difficile per la mobilità, e poi nel fine settimana potremo generare la chiusura con una serie di eventi. Io sono anche assessore agli eventi, che poi andranno da qui a Natale a caratterizzare in maniera positiva il commercio e l'economia attraverso eventi attrattivi che poi andranno a formare anche quello che è il centro commerciale naturale. Questa... la vera sfida del centro-sinistra deve essere quella di pedonalizzare, io credo, in una città che deve divenire sempre più turistica, la Riviera, e io credo che potremmo partire dalla Riviera Sud con la creazione non della duna ma del Parco del Mare, che è un'idea molto suggestiva e che farebbe il titolo. Il titolo è molto d'alfonziano. No, no, ma la soluzione al, al contrario, Luca, sì. Io vedo una soluzione. Luca è terribile. No, no, ma, no, ma anche, ma anche la soluzione, la soluzione del weekend, ma... no, alternato, la trovo molto una soluzione democristiana, cioè sì. Avete trovato, no, una via, una di mezzo. Vabbè, 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 avremo vabbè, modo vabbè. Di parlarne, certo, perché certo, il tempo è scaduto. No, no, però il parco, come, come l'hai chiamato? Il parco del mare è una suggestione importante su quella che parco è la Riviera Sud. Parco del mare, magari... già vedo il presidente D'Alfonso lì a benedirlo. Magari ti invit... guarda, ti invitiamo qui nei nostri studi, io e ce ne parlerai. Bene, volete, sono a disposizione. Grazie, grazie Giacomo Cussi. Grazie assessore. Un abbraccio, grazie. 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 Un abbraccio. Bene Marco, sì, allora il noi parco del mare. Aspettando il parco, io già immagino queste questa, soluzioni questa democristiane, queste soluzioni democristiane mi fanno impazzire. Allora facciamo così. 5 giorni diventa questo, 2 giorni facciamo. Ma, no, ma perché? Però c'era anche da dire una cosa, che quando c'era. Allora, ma se si prendono le decisioni, allora, però quando c'era fatto pure le cose buone, no? Ma certo, assolutamente. La vecchia Democrazia, sì, Cristiana. Beh, vabbè, c'era qualche politico che ha pensato all'Abruzzo. Beh, partendo dal grandissimo Spataro, poi passando fino all'ultimo che è stato Remo Gaspari. Poi vabbè, magari qualcuno far sfoggiare fatto, mia... No, dico, qualcuno avrà fatto anche altri interessi, però questi personaggi hanno fatto anche il bene, certo, dell'Abruzzo, certo, insomma, certo. Non dimentichiamo. Affrontiamo i problemi, sì, della città, e non solo in modo leggero. Se avete qualcosa da comunicarci, info@california.it. Altrimenti il numero di Luca Teseo 3 5 6 4 3 pappero. Pescara, Nimbugumbra, grazie a tutti. Ciao, alla prossima. Ciao. Radio California ha presentato Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Il gatto e la volpe. Se ci ascolti per un momento capirai. In diretta Marco Tontodonati e Luca Teseo. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società di noi. Ti vuole fea. La migliore è solo lei. Sento solo California.